Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Andrea Gianbruno potrebbe presto intraprendere azioni legali contro Mediaset. Dopo la divulgazione di alcuni fuori onda, che avrebbero comportato per lui una separazione e la sospensione dal ruolo di conduttore del programma di approfondimento Cirete 4 Diario del Giorno, Gianbruno sembra determinato ad ottenere la sua vendetta. Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L'avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro. Mi hanno fatto fare una figura di M**RDA mondiale, ha dichiarato Gianbruno, secondo quanto riportato dalla stampa. Questa presa di posizione segue la sua apparizione pubblica con un nuovo look. Dopo aver dato un taglio al ciuffo sarebbe pronto alla sua rivincita. Andrea Gianbruno pronto a querelare Mediaset. Andrea Gianbruno, nonostante le voci sulla sua presunta presa di posizione contro Mediaset per ripulire la sua immagine, dopo l'onta mediatica scatenata dai fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia, non ha pubblicamente né smentito né confermato la notizia, limitandosi ad affermare: non ho niente da dire, nulla da aggiungere. Interpellato dalla Repubblica, il giornalista ha scelto di non commentare ulteriormente sulla potenziale causa contro Mediaset, con focus sulla violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. Tuttavia, secondo il portale davidemaggio.it, il suo caso potrebbe fare appello ad una sentenza della Corte di Cassazione di qualche anno fa, considerata un precedente favorevole nel suo caso. Il suo legale sostiene che i video resi noti dal TG satirico di Antonio Ricci, essendo colloqui privati tra colleghi intercettati sul luogo di lavoro, non avrebbero dovuto essere divulgati in televisione. A suo vantaggio c'è una sentenza della Corte di Cassazione del 2011 che rappresenterebbe un precedente favorevole. È una delle armi che avrebbe in mano il suo avvocato, convinto che i fuori onda rientrino tra colloqui privati, tra colleghi, intercettati sul luogo di lavoro, e che quindi non potevano essere divulgati, questo quanto riferito da Davide Maggio.